Toto aveva richiesto un piano, aveva fatto un piano di 3 miliardi per la cura di questo importante asse viario abruzzese e da questo punto nazionale. Avevamo chiesto da tempo notizie in merito al Ministero, finalmente si dice che questo piano non è attuabile perché secondo il Ministero le cose poste erano di natura interna. Noi ecco, diciamo che come d'altronde ha detto anche la responsabile della vigilanza e della trasparenza del Ministero, che il Ministero stesso deve assolutamente chiarire entro il 20 agosto, cioè, tutto di questo possibile accordo. Noi vogliamo assoluta trasparenza nelle cose, perché 3 miliardi non sono noccioline, perché ne vale la vita delle persone, perché è giusto che i cittadini che pagano le tasse siano coscienti di quello che fanno. Noi vogliamo soltanto chiarezza e trasparenza. Basta con non rendere chiare le cose ai cittadini. L'amministratore delegato di Strada dei Parchi, parlando anche di quello che è accaduto nelle ultime ore, ha detto che i viadotti, le strade dell'A24 e dell'A25 sono sicuri. Lui può fare qualsiasi affermazione, possono essere vere o sbagliate che siano, noi vogliamo parlare con le carte in mano.